Buonasera, saluti, bentrovati. Siamo qui nel cuore della festa, festa dei limoni a Massa Lubrense. 14 è qui, ma le signore già sono qui da ieri. Hanno preparato uno stand dei più raffinati, uno stand per menti aperte e soprattutto conoscitrici, perché una giovane ragazzetta di 12 anni, quando vede una situazione del genere, riesce ad apprezzarla. Ci vuole il vostro lavoro e il vostro racconto. Sono delle cose bellissime. Vuoi essere così gentile, Presidente, da raccontarcele nel dettaglio? Nel dettaglio no. Vi offenderei, perché so che siete degli ottimi conoscitori di questo ambiente. Sapete che noi facciamo promozione sociale. Questi sono laboratori che vogliono non far morire le attività che sono nella tradizione di Massa Lubrense, ma farle rivivere e darci un po' più di vivacità, diciamo. Qua ci stiamo troppo omologando a delle situazioni un po' superficiali. Ricordiamoci che la tradizione del corredo esiste ancora a Massa Lubrense. Infatti ho visto tante nonne che frequentano i nostri corsi e preparano il corredo per le nipoti. Sta a noi far apprezzare queste cose. Anche a quelle ragazze che dicono no, ma oggi basta andare, bisogna comprare. No, mettiamo un bel lenzuolo di vino nel nostro letto e vediamo quanto è bello apprezzare anche quello che è la tradizione del passato. Diciamo che è vero che i tempi cambiano, adesso, cara Presidente, lui e lei devono uscire di mattina presto di casa per portare casa a fine mese il loro pigione e sopperire alle esigenze, ma precedentemente, quando c'era del tempo libero, dormire in lenzuola di lino significa non accendere il condizionatore in qualsiasi periodo d'estate. Solo che i lini, le nostre giovani sposte, lo trovano e si squarcisce, e non è bello teso, quasi plastificato questo letto, e allora si affidano al nylon. Nylon significa che quando vi rotolate di notte vedrete i fantasmi, perché fa le scintille nel suolo e nel suolo. E la camicia di lino. Ah, dai, è tutta una... se squalcita non fa niente. È sempre fresca. Il lino, perché il lino? Perché contrariamente al cotone non prende gli odori, altrimenti dovrei farmi 4 docce al giorno, che non è cittadinanza sostenibile oggi, in cui abbiamo penuria di acqua. Giuliana, vuoi raccontarci chi sono le signore allora, che producono questi prodotti? Allora, visto che anche i ragazzi di oggi inizialmente non apprezzano il vino, però dopo averlo, diciamo, provato nel letto, lo vedi scoperto nel letto, poi ci ritornano e quindi vengono a chiedere quello che magari inizialmente non hanno voluto, che si è già fa tutti cose, non mi servono, e te lo richiedono, dici sono contenti di com'è fresco, com'è bello, e quindi pensi che piano piano si possa ritornare un po' alle vecchie tradizioni. Noi abbiamo qua tante persone che hanno fatto, tante signore che hanno fatto tutte queste belle cose, le autrici di questi stand così belli, la signora Assunta Fiorentino, se non mi sbaglio, sì, Fiorentino, che lei ha fatto il ricamo, è diventato del corso di ricamo, ed è qualcosa di... È la docente del corso, diciamola tutta, sì, la docente, è stata in passato e lo sarà anche il prossimo anno accademico 2024-2025. Speriamo di sì. Poi c'è la signora Rosa, la docente di tombolo, quando dice, guarda, il tombolo è fantastico. Diciamo, va per la maggiore. Nel nostro piccolo possiamo apportare un piccolo pegno di cronaca, conoscenza e giornalismo, costituita dal fatto che qualche ora fa eravamo in una fiera di antiquariato, di cose antiche, di cose cosiddette tra virgolette vintage, tra cui c'erano anche di questi piccoli capolavori, una veste da notte, una di quei camicioni. Abbiamo chiesto la cifra, che è una cifra esorbitante per questo, chiamiamolo, grande mutandone, tutto ricamato alla base, ha chiesto oltre 150 euro, il che per una mano mi rammarica, per un'altra invece mi fa comprendere un dettaglio importante, costituito dal fatto che chi gliel'ha data al banchetto
sicuramente gliel'avrà dato gratuitamente, perché faceva parte di qualche corredo che era stato dismesso. Saluto a lui, è morta la nonna e quindi se ne va tutta la biancheria con tutta la Buonasera. Invece, saluti, ben trovata, auguri. Saluti a tutti quanti, complimenti a tutti quanti. Ciao, ciao. Raccontateci la vostra docenza, a che cosa è legata qui nel gruppo delle signore dell'Unione? No, per adesso a niente. E in futuro, che futuro ha? Ah, no, questo c'è un passato, è stata la prima segretaria dell'Unitre. Quando noi eravamo, ancora facevamo i primi passi nel mondo di questa conoscenza nuova, cioè la donna nel bel giardino, che ha uno spazio nel bel giardino quello là. C'è uno spazio suo dove ritrovarsi almeno una Rosaria. Settimana. Lei è stata la segretaria, la prima segretaria, infatti sarà ospite d'onore l'anno prossimo per i 25 anni. Grazie alle persone, sì. Giovanna, già state pensando alla grande festa di sì, 25 anni? Sì, certamente. Sono passati 25 anni. Li dobbiamo festeggiare, li dobbiamo festeggiare. L'altro giorno ci sono 18 anni. Queste associazioni sono legate al personaggio. Cristina, dove vai? Nessuna parte. No, no, perché volevo fare momento, ammirare quella tavola imbandita, quella tovaglia, che vieni da un ambiente e andiamo a vedere dove costruiamo, e soprattutto guardate quella è stata la chicca, la cosa importante dell'Unitre di massa in questa occasione. Il tombolo. Il tombolo e il ricamo, ma la donazione. Insieme, marciano insieme, però non si fermano a Massaro Brenze, vanno oltre Massaro Brenze, vanno ai bambini del mondo. Bellissimo. È stata data in omaggio, si pensava ai bambini ucraini, quelli dell'ospedale pediatrico. Ma il ricavato della vendita. Sì, naturalmente, il ricavato della vendita andranno. Noi abbiamo detto per i bambini del mondo, perché non sapremmo come arrivare al... Giuliano, mi fai vedere una picotta qua? Sì. Parlando di bambini, penso all'Unicef e penso al vostro grande infinito lavoro dedicato all'Unicef con la produzione di queste picotte. Tornando alla festa, mi raccomando Presidente che sia una festa grande, perché oggi queste associazioni sono legate intorno a un personaggio che però poi quando molla l'associazione finisce. Appunto, questo è un motivo per complimentarci con te, che hai organizzato le cose, che la tua presenza è un piacere ma non una necessità. Riescono ad andare avanti e a produrre. Sì, è una necessità perché i capelli li faccio anche io. Ah. È l'unica cosa che so fare. Andiamo a vedere questo tombolo. Questo è il tombolo. Magnifico. Questo serve per l'attrezzo. Dottoressa, grazie. Sì. Quella è riuscita a farlo una lieta in 4 anni. Dopo 4 anni si arriva a questo livello di... Bellissimo. Beh, se si ha voglia di imparare... Sì. Ah, ma questo è molto originale. Senti, ma un macchinario riuscirebbe a fare una macchina automatica oggi? Riuscirebbe... Ci sono delle macchine che fanno questo tipo di lavoro, però non questa. Con quella cura, con questo dettaglio. E poi si vede quando è fatta... E questo che cos'è? Questa è una collana sempre fatta a tombolo, con un filato di metallico. Cristina? Dov'è Cristina? È opera tua questa tavola? Pensa che oggi i ragazzi mangiano vicino alla penisola, non mettono neanche più uomo sale. Quello è il problema. Tra 10 anni non c'è più niente. No, non diciamo così. Anzi, facciamo sì che quando vengono a casa i nostri ragazzi, noi ci facciamo trovare sempre una tavola imbandita così. Le foto devono testimoniare con l'andare del tempo. E poi loro nella quotidianità e nella fretta del lavoro non la mettono. Sì, vogliamo fare una foto di gruppo? Vedi che è la camicia da notte?
questi sono asciugamani, quelli sono scialli e questa è una mantella. Che finezza, Cristina. Mamma quella, mia, bello quel vestitino. Questa è la figlia di Mattia, l'ho fatta. E questa è la figlia di Mattia. Quando è la foto? Intorno a bello, bello. Questa è una camicia da notte, l'ho fatta alla moglie di Mattia. Cristina ha le mani d'oro. E poi non l'ha mai messa perché la tiene.